3-10. Ecco, Diego De Rio, scusami Icardi, che di potenza se ne intende, puntava anche sulla prova di Massimo Grossato, che invece forse i telespettatori di Rete3 non hanno avuto modo di seguire, ha avuto un piccolo contrattempo. Sì, ha avuto un contrattempo, credo, nella ricognizione del percorso, anche perché la gara era prevista inizialmente per le ore 17. Dopo a un certo punto ho incontrato Massimo, che mi ha detto che la gara l'hanno anticipata, e credo che abbia fatto una ricognizione un po' frettolosa, anche perché appunto, come dicevo, il percorso della Potenza è sempre un po' scontato e di solito non richiede una ricognizione a piedi particolare, in quanto non ha mai distanze fisse o linee da misurare. C'è Sozzi. Intanto... superato il muro a 1,80 m con grande disinvoltura. Dunque anche Valerio Sozzi in sella ad abbacco si qualifica per il primo barrage. In precedenza aveva ottenuto il passaporto per il barrage anche il tedesco Christian Allmann in sella a Saint-Andy Tremblay. Splendida questa immagine offerta dalle telecamere dell'esterna 2 di Napoli, pilotate dal regista Umberto Orti. Spieghiamo che Massimo Grossato con Illusion non aveva superato la fotocellula di partenza e dunque il regolamento parla chiaro, eliminazione per il cavaliere torinese. È davvero un peccato perché Illusion aveva sfoggiato una buona condizione, aveva saltato in stile perfetto gli ostacoli del primo tracciato. Ed ora vorrei sguinzagliare Elisabetta Caporale in campo sul verde di Piazza di Siena sulle tracce dello chef de piste Giovanni Busso per sapere in anteprima a che altezza verrà portato il muro e a quali dimensioni verrà portata la triplice. Intanto mi è giunto anche l'ordine di partenza della Coppa delle Nazioni di domani, finale del trofeo Samsung. Allora, per prima la Germania, poi gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Belgio, l'Olanda, l'Italia, la Francia e l'Irlanda. E vorrei chiedere ad Alessandro Fabretti se ha notizie riguardanti i cavalieri irlandesi che erano dichiarati partenti in questa categoria di potenza e poi non si sono presentati. Allora noi cerchiamo di capire come mai questi cavalieri irlandesi non abbiano preso parte a questa prova di potenza, iscritti e non hanno mai preso il via. Come, tu Davide, come te la puoi spiegare? Stiamo cercando comunque notizie, non vi preoccupate. Non ho la minima idea. Fosse stato un cavaliere potevo pensare, non so, alla perdita di un ferro o qualcosa del genere, però ho visto tutti i cavalieri irlandesi non si sono presentati. Io direi che in qualche modo hanno un po' scombussolato i piani, perché è una categoria, una prova che viene fatta in base anche alla partecipazione, no? Gli orari e tutto. Se poi i cavalieri di una stessa nazione non si presentano, in qualche modo scombinano un po' i piani anche dell'organizzazione, insomma. Certo, perché cambiano tutti gli orari, ovviamente quattro cavalieri prendono 10 minuti di una manche e poi la possibilità di coprire dell'altro tempo nelle altre manche. Senza dubbio ci sono poi dei problemi di carattere organizzativo. Linea Elisabetta Caporale. Sì, stavamo catturando Giovanni Busso, se ci segue, perché c'è un problema di segnale, volevamo chiedergli, appunto, visto che adesso diventano protagonisti triplice e muro, di quanto allarghi e alzi. Abbiamo portato la triplice a 2 metri di larghezza e 180 di altezza e il muro lo stiamo portando a 2 metri. Secondo te a quanto si arriverà? Non penso al record del mondo, comunque supera i 2,20 penso sicuramente, sì. Elisabetta, vuoi chiedere a Giovanni perché ha aumentato di 20 centimetri subito? Come mai 20 centimetri subito, chiedeva Claudio Icardi. Perché per non fare magari qualche barrage in più, così andiamo direttamente su di 20 e che ci calcoliamo in base a, valutiamo quanti passano per poter alzare dopo. Diventa sempre più selettivo, man mano i primi giorni più facili, adesso sempre più difficile in poco tempo. Ma stiamo facendo un lavoro in progressione, così, cercando di portarli nel miglior modo possibile alle gare più importanti. Ad esempio la prova di stamattina era già una prova diversa tecnicamente come altezza rispetto alle prove che c'erano ieri. Abbiamo messo un po' più alla frusta i binomi e penso che sia stata una buona preparazione per i cavalli che domani fanno la Coppa. Perfetto, adesso se Giovanni Busso ce lo permette rimarremo qui nei paraggi per raccontarvi qualcosa di più da vicino. Non solo Elisabetta, vorrei pregarti di avvicinarti un po' al muro
perché probabilmente da lontano in televisione il pubblico non ha l'esatta percezione delle dimensioni di questo ostacolo, di questa insidia. Dunque, avvicinati al muro, non so se i nostri operatori possono inquadrarti. Ecco, tu non sei proprio piccolissima, no Elisabetta? Ma sono alta 1,80 m. Ecco, e vedete, 1,80 m sembra nulla di fronte a questo muro di ormai 2 metri. Un po' nana in effetti. Icardi? Sì. Allora, la notizia è che la squadra irlandese ha risparmiato i cavalli per la Coppa delle Nazioni. Mi sembra strano perché non so se gli stessi cavalli avrebbero poi preso parte alla Coppa delle Nazioni. Non so, Davide, anche chiedo a Drio. Ma è possibile? A vedere dalla lista non mi sembrano gli stessi cavalli che devono partecipare alla Coppa delle Nazioni. E poi in generale non credo che sia il massimo della preparazione saltare una potenza alla vigilia di una coppa. Infatti, non mi credo, sembra, non mi credo sembra che sia plausibile. La ragione vera, se può servire come scusa, va bene. Niente, allora ne cerchiamo un'altra nel frattempo. Vabbè, ma fra l'altro era molto più comodo non dichiararsi partenti. È quello che dicevamo prima in studio. Vabbè. In effetti. Comunque, irlandesi che hanno dominato, letteralmente dominato la stagione scorsa per quanto riguarda le coppe delle nazioni, domani si partirà nuovamente da zero e dunque quella che può essere considerata una regular season delle coppe delle nazioni non avrà un'influenza diretta sulla gara di domani. Intanto inquadrata la triplice in bianco, rosso e verde, abbiamo detto 1,80 per 2 metri la triplice, 2 metri il muro. Questi due ostacoli creeranno la selezione dal primo barrage in avanti. E allora Icardi, se sei d'accordo, io voglio chiedere a Davide Corlo se ci sarà selezione secondo lui in questo secondo giro. Sì, un po' di selezione ma neanche tanta. Tra l'altro volevo riprendere prima il discorso che faceva Giovanni, che ha alzato immediatamente Giovanni Bussu, che ha alzato immediatamente il muro di 20 centimetri, perché è molto più conveniente al primo barrage aumentare subito di molto l'altezza dell'ostacolo, in modo che comunque siamo ancora a dei livelli accettabili e c'è la possibilità di far passare più binomi, e poi invece salendo di più con l'altezza del muro si riduce il numero di centimetri che andranno a aumentare l'altezza. Voleva dire qualche cosa anche Drio? Sì, inoltre nelle potenze hanno sempre cercato di usare questo sistema per arrivare ad avere i cavalli più freschi, cioè avere un dispendio di energie minori quando saltano i primi giri, che sono più facili, e avere ancora un po' di energia quando cominciano a saltare 2,20 m o 2,30 m quando ci si arriva. Intanto in campo il primo binomio del primo barrage. Ancora sconvolta la scaletta, perché in campo è Peter Gehring per l'Olanda in sella a Iroko. In precedenza era sceso in campo dopo Berbaum, dopo Grossato. Ora apre il primo barrage il cavaliere olandese. Superata la triplice, 1,80 per 2 metri. Ora il muro, 2 metri tondi. Ah, sfortunatissimo il cavaliere olandese. C'è errore, 4 penalità, dunque non si qualifica per il secondo barrage. Ammesso che questo barrage ci sia, ma un po' d'esperienza mi consiglia di propendere per questa tesi. Probabilmente, vi ho detto che gli ostacoli di selezione sono due, però probabilmente vedrete 3 salti, perché i cavalieri hanno a disposizione un ostacolo facoltativo di prova d'assaggio per non affrontare immediatamente due ostacoli con le dimensioni di triplice e muro. Vorrei in questo il conforto di Davide Gorla. Sì, esatto. Volevo dire solo una cosa sul passaggio del muro di Peter Gehring. Credo che l'errore sia capitato perché ha attaccato un po' troppo il muro.
non so, forse magari il cavallo l'ha guardato un attimino e lui è stato costretto ad attaccarlo, è arrivato un po' troppo forte, per cui il cavallo non è riuscito a svolgersi molto verso l'alto e più verso il lungo. In campo intanto per la Germania Markus Beerbaum in sella a Herr Schröder. Intanto credo che Alessandro Fabretti sia stato raggiunto da Cesare Croce, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, con cui parleremo al termine di questo percorso. Markus Beerbaum, atteso dal muro a 2 metri, e ha rischiato l'errore, si volta il cavaliere tedesco per controllare la situazione, ma non c'è errore, dunque Markus Beerbaum qualificato per quello che per il momento è il secondo eventuale barrage. Ora Mark Utzager per l'Olanda in sella Petronella, linea Fabretti. È proprio così, allora salutiamo il presidente della FISE Cesare Croce. Buonasera presidente. Buonasera. Buonasera, e allora uno Xio Bis l'abbiamo definito. Intanto come sta andando? Perché è un po' anomalo, no? D'ottobre. Beh, più che uno Xio Bis è una finale mondiale, quindi a cui noi ci teniamo moltissimo, anche per il fatto di essere stati scelti per l'organizzazione. Direi che sta andando bene, l'organizzazione è buona, il tempo ci sta favorendo in un modo quasi sfacciato, forse, speriamo forse che continui così. Forse meglio ottobre che non maggio. Speriamo che continui così, non parliamo troppo presto. Il terreno mi sembra che stia andando molto bene, tutti i cavalieri hanno dato la loro approvazione all'organizzazione. Sul campo credo che i nostri cavalieri stanno dando dei buoni risultati. È mancato per ora l'acuto, la vittoria, però in tutte le gare siamo lì e stiamo combattendo per il primo posto. Presidente, è uscito l'ordine di entrata in campo domani per appunto la finale di questa Coppa del Mondo per Nazioni. Italia scenderà in campo per terz'ultima. Sì, ero proprio pochi minuti fa, ero alla riunione per il draw, per il sorteggio, e sono arrivato solo adesso per questo. Io credo che sia una buona posizione. Partire per primi no, ma proprio per ultimi potrebbe anche essere eccessivamente, da un punto di vista emotivo, significativo. Insomma. Intanto ci sarà il secondo barrage, qualificato anche l'olandese Mark Utzager in sella a Petronella, una femmina relativamente giovane, 9 anni. Mark Utzager già a bersaglio in una categoria in questo 68esimo concorso ippico internazionale romano. Ed ora Claudio Minardi per l'Italia in sella Jören. Vorrei chiedere a Davide Gorla come ha visto Mark Utzager al superamento del muro, un'acrobazia degna di nota. Sì, però sai, in queste gare spesso queste cose capitano e devono anche capitare, oltretutto un po' di spettacolo non guasta mai. Claudio Minardi allora, classe 1970, torinese, per lui debutto in Coppa delle Nazioni nel 98 ad Atene in sella a Caroir des Agents, cavallo con cui è molto affiatato. Per quanto riguarda gli assoluti, nel 99 medaglia di bronzo proprio con Caroir des Agents, la triplice 1,80 m per 2 metri superata. Prima Claudio aveva passato molto bene il muro al primo giro, per cui credo, a meno che non succeda qualcosa di particolare, che non abbia problemi adesso. Ti sei sbilanciato, Davide? Sì, ci provo ogni tanto. Ma d'altronde è il compito degli opinionisti, no? Esprimere giudizi, ecco. Qualche volta si sbagliano. E d'altronde, comunque, applausi per Claudio Minardi e Jeron che escono di scena dopo il primo barrage, 4 le penalità del binomio azzurro. Non è rimasto molto freddo Claudio davanti a questo muro, si è fatto un po' prendere dall'altezza e ha attaccato più di quanto non doveva fare, forse è stato quello il motivo dell'errore. Roberto Arioldi, loro piana Aramis. Adesso non facciamo la previsione, aspettiamo. Ma d'altronde in questa disciplina la leggenda che chi racconta le fasi di gara può diventare
gufo, uccello del malaugurio, deve essere smentita, perché è chiaro che un percorso è eccellente finché non c'è errore. Bisogna raccontare quello che si vede. Addirittura, vedete, Roberto Arioldi ha sbagliato l'ostacolo d'assaggio, questo passaggio di sentiero. E vorrei chiedere a Davide, molte volte il cavaliere decide proprio di urtare una barriera volutamente. Sì, si cerca di far fare un po' di sforzo su quello che è l'ostacolo di prova, a rischio di far fare errore al cavallo per dargli un pochino più di attenzione sugli ostacoli che poi affronterà in un secondo tempo. In effetti avete visto con quale rispetto Aramis ha superato la triplice, grande esperienza per Roberto Arioldi. Non è certo un pivello, Roberto? È uno di quelli che più hanno esperienza in questo tipo di categoria, assieme a Diego che era prima qui con noi, sono i due che più hanno preso parte a Potenza. C'è questo rifiuto di Aramis, dunque aveva fatto bene a richiedere la massima concentrazione al proprio cavallo Roberto Arioldi, un Aramis genio e sregolatezza, lo possiamo definire, dotato di grandi mezzi, un po' discontinuo ancora. E vedete, ha superato il muro, però sono 4 le penalità, il rifiuto col nuovo regolamento internazionale vale 4, dunque non si qualifica per il secondo barrage Roberto Arioldi. Beh, d'altronde era anche la prima categoria di Potenza che faceva Aramis, per cui deve anche prendere un pochino di coraggio trovandosi davanti a un muro di 2 metri. Un po' di abitudine a queste categorie ci vuole anche per i cavalli. Qualificati per il secondo barrage Marcus Berbaum, Mark Utzager, ed ora tocca a Filippo Moyerson, Loro Piana Tester. Anch'egli ha deciso di superare il passaggio di sentiero che non fa selezione, selezione affidata alla triplice e al muro. Per il primo ostacolo, dimensioni di 1,80 per 2 metri, 2 metri per il muro conclusivo. E questa immagine è veramente bella, primo piano per Tester, concentrato al salto del muro di 2 metri, e c'è probabilmente l'errore, sia così, 4 penalità, lo sforzo di cavallo e cavaliere, uno sforzo inutile, 4 penalità per Moyerson e per Loro Piana Tester che escono di scena, dunque per il momento sono rimasti in 2, ma dobbiamo ancora vedere Vincenzo Chimirri, Christian Allman e Valerio Sozzi. Davide, ogni cavaliere ha una tattica, una strategia particolare, c'è chi decide di far vedere l'ostacolo più insidioso, il muro in questa circostanza, con largo anticipo al proprio cavallo, chi invece glielo tiene nascosto il più possibile. Sì, dipende, poi è una questione più del cavaliere e di come si sente il cavallo, come conosce il proprio cavallo, però normalmente è sempre più conveniente far guardare l'ostacolo al cavallo, tant'è che da regolamento in teoria non si potrebbe fare e si rischia l'eliminazione. Poi è ovvio che se si fa con un pochino di malizia e di intelligenza, di questi problemi non ce ne sono. Vincenzo Chimirri, cavaliere calabrese, monta Cador, cavallo di 8 anni, di origine tedesca, uno Steiner. Ancora gli aiutanti di campo di Giovanni Busso stanno rimettendo a posto il muro dopo l'impatto con Loro Piana Tester. Intanto Vincenzo Chimirri sta cercando di caricare Cador, e questi sono momenti apparentemente banali di attesa che però per un cavallo possono rappresentare un handicap, no Davide? Sì, sono momenti di tensione sia per il cavallo che per il cavaliere. Moltissimi cavalli sentono, quando noi diciamo che sentono molto la gara, è perché entrando in un campo dove sono abituati comunque a dover effettuare una performance, si rendono conto del loro stato e di conseguenza soffrono anche loro di una certa tensione.
E la stessa cosa ovviamente vale anche per il cavaliere. Riccardi? Sì. L'ufficio stampa ci fa sapere che in effetti i cavalieri irlandesi hanno preferito non prendere parte a questa gara perché non avevano cavalli in grado di vincere e quindi perché rischiarli. Forse questa è una versione più plausibile. Più plausibile, ma non tanto sportiva, perché ci riallacciamo al discorso di prima. Sì, senza scomodare De Coubertin, allora se partecipassero soltanto i binomi in grado di vincere, ne vedremo in campo 3 o 4 ogni volta. Comunque, prendiamo atto. Sopravviveremo anche senza i binomi irlandesi in questa categoria di potenza. Vincenzo Chimirri. Tanto hanno vinto già abbastanza quest'anno gli irlandesi. Ma non sono paghi e domani hanno il dente avvelenato sicuramente. Vorranno coronare una stagione davvero strepitosa. Il muro per Chimirri. È splendido, splendido. Si è visto proprio nell'avvicinamento che sarebbe stata, non dico una passeggiata, ma comunque un'avventura vincente. Si qualifica per il secondo barrage Vincenzo Chimirri in sella a Cador. Presidente Croce. E direi che ha fatto un avvicinamento splendido e il cavallo l'ha risposto in modo mirabile, ma soprattutto ritengo che la compostezza sul salto e sulla parabola sia veramente degna di nota. Sembrava che saltasse un ostacolo senza difficoltà. Oltretutto un'elevazione che lascia ben sperare per il secondo barrage. Ma forse quella, forse troppo direi, ha ecceduto un po', speriamo che non abbia fatto sforzo in questo giro. Per la Germania, Christian Allmann monta Satan du Tremblay, un castrone di 16 anni, un sel français, età non più verde per questo cavallo massiccio. Abbiamo già ricordato in un precedente collegamento che comunque un cavallo ben mantenuto a 16 anni può ancora offrire delle performance interessanti. Abbiamo anche ricordato la stessa età di Cullen Breezy, con il quale Fabio Magni ha ottenuto il 5º posto nel concorso completo individuale di Sydney. Percorso netto nel cross country. E se non sbaglio Claudio ha la stessa età con cui Classic Touch nell'84 ha regalato Los Angeles, l'oro a Ludger Beerbaum. Ha vinto l'oro, esatto. Ce l'ha fatta Christian Allmann, ancora Satan du Tremblay impeccabile. Dunque qualificati per il secondo barrage Marcus Beerbaum, Mark Utzager, Vincenzo Chimirri, Christian Allmann. Sono 4 e speriamo che diventino 5 binomi qualificati. È già entrato in campo Valerio Sozzi in sella ad Abacco, un cavallo di 8 anni, quindi giovane, uno Steiner, origine tedesca. Valerio Sozzi, protagonista di ieri di una polemica, escluso dal commissario tecnico del salto ostacoli Lucio Bartalucci dalla formazione di Coppa. Abbiamo sentito entrambe le posizioni. Bartalucci ha detto 5 binomi praticamente sullo stesso piano, qualcuno deve operare delle scelte. La reazione di Valerio Sozzi è quella di disertare le gare di ieri, poi un ripensamento, un riavvicinamento, ha accettato Valerio la decisione e oggi ha gareggiato subito secondo alle spalle di Ludger Beerbaum nella categoria mista in sella Jesuit Pilot High Flight e ha promesso di rispondere in qualche modo al tecnico domenica nel Gran Premio Roma. 2 metri, errore, peccato. Dunque saranno 4 i binomi al secondo barrage. E a questo proposito vorrei coinvolgere il presidente Cesare Croce, che penso abbia fatto da intermediario nell'attrito fra il commissario tecnico e il cavaliere. Bene, io sono molto soddisfatto che Valerio sia ritornato in gara. Ieri abbiamo fatto un discorso importante, ossia che ognuno deve fare il suo mestiere. Io devo fare il presidente, il tecnico deve decidere chi entra e gli atleti devono fare gli atleti, quindi rispondere all'appello. Dopo un primo momento di incertezza credo che Valerio abbia capito cos'è lo sport e sono veramente felice con lui. Penso che sia stato anche per lui importante rientrare con un bellissimo secondo posto nella prima gara di oggi, che gli ha dato quella soddisfazione che forse ha un po' ripagato l'amarezza dell'esclusione. Ma sono molto felice di questo ripensamento perché si è ricostituito lo spirito di squadra e anche tutti i compagni del team credo siano stati soddisfatti. Come dire, Presidente, che fa parte dello spirito del gioco.
Sì, sicuramente, io credo che c'è un'alternanza necessaria e soprattutto credo che finalmente siamo arrivati al punto che abbiamo una squadra non più di tre elementi con un quarto che non sapevamo poi mai chi allineare, ma addirittura cinque o più elementi che si alternano e quindi vuol dire che abbiamo una squadra che sta diventando sempre più forte. Il risentimento di rimanere fuori penso che sia normale, non bisogna esasperarlo. Abbiamo avuto modo anche di parlare con il commissario tecnico Duccio Bartalucci, il quale ha quasi gradito questa reazione di Valerio Suzzi. Ha detto: a me piace il carattere di Valerio, mi è piaciuto il suo modo di reagire e il suo modo di rientrare nelle gare. Beh, credo che tutti gli atleti, se sono vincenti, debbono avere un carattere, devono avere una reazione. L'importante è riconoscere quali sono le regole del gioco. Il gioco è che, appunto, come ho detto prima, ognuno ha delle sue responsabilità a cui nessuno altro si può sostituire. Beh, comunque, Presidente, direi di mettere fine a questo tormentone. Sì. E la parola fine può essere data dalle parole dello stesso Valerio, che ha dichiarato che domani sarà molto vicino ai compagni di squadra, tiferà per loro. Naturalmente auguriamoci che l'Italia riuscirà a fare bella figura contro Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Francia e Irlanda. Ora linea a Elisabetta Caporale. Allora, ci è scappato Giovanni Busso e gli volevamo chiedere naturalmente di quanto alzava e allargava. Lo stiamo aspettando, ci rimettiamo in... Sì, lo bracco e ci mi faccio raccontare tutto tra breve, spero. Vediamo a che Davide piano saliremo. Davide Gorla ha già detto la sua. Davide, quanto viene alzato il muro? A vedere il muro così a occhio dovrebbe essere 2,10 metri. 10 centimetri ancora, tu. Sì, mi sembra pure a me alzato. Credo, qui. Anche perché normalmente o 10 centimetri o massimo 15 centimetri, ma solitamente al secondo barrage si alza di 10 centimetri. Avendo poi alzato di 20 dopo il primo giro. Esatto. Come presidente giuria confermo. Peccato non vedere all'opera cavalieri tedeschi del calibro di Otto Becker, di Franke Slotak, più volte protagonista qui nella categoria di potenza Roma. Eccomi qui con Giovanni Busso, di nuovo l'abbiamo braccato. Allora, di quanto si alza il muro? Adesso abbiamo parlato il muro 2,10 e la triplice 1,90. Sono solo 4, sei riuscito a far stare solamente 4 binomi per il secondo barrage. Verbaum, Urzager, Kim Irri per fortuna e Christian Alman. Sì, solo 4, speriamo ci sia un ulteriore barrage, speriamo. Dai. Secondo te l'italiano, visto che prima hai detto che secondo te gli italiani si sarebbero qualificati, avrebbero fatto bene? Ma nonostante stamattina abbiamo rischiato di fare nella prova importante le prime tre posizioni, invece purtroppo è arrivato Bilbao e ci ha fregato, spero ancora in questa categoria di potenza che sentire l'inno italiano. Quindi confidiamo in Vincenzo Chimir. Confido, sì. Al termine del giro precedente Davide Gorla aveva pronosticato una certa selezione c'è stata. Adesso Davide Gorla cosa vede? 2,10 metri per il muro, sì, 4 cavalieri ancora in gara. 4 cavalieri, tutti e 4 competitivi, bisogna vedere, perché per esempio Marcus Birbaum non ha saltato molto bene il muro in questo secondo giro, però è ovvio che ogni salto è a sé, per cui non si può dire. Gli altri tre hanno tutti e tre saltato molto bene il muro. Presidente, che è anche un grande tecnico. Ma secondo me passeranno 2 cavalieri, avremo un altro barrage, perché dai 2 metri ai 2,10 metri la progressione è minore di quella che è stata precedente, che è stata decisamente forse finalizzata anche a una selezione più netta. Allora, più severo il presidente Cesare Croce, di te, Davide? Beh, lui ne ha viste di più di potenze, facendo il presidente di giuria ha più esperienza. Io spero si vada il più avanti possibile, anche per lo spettacolo, però ricordo per esempio che nella potenza di maggio, qua a Piazza di Siena, nell'edizione scorsa siamo arrivati a 2,05 metri. Allora, attendiamo in campo il primo binomio di questo secondo barrage.
Sì, allora io... Eccolo, puntuale. Perfetto, allora niente, ne parliamo più. Continuiamo con il secondo barrage. Il secondo barrage, il primo concorrente è Markus Beerbaum. Proprio Markus Beerbaum, Germania, monta Herr Schröder. Quindi vediamo che Markus Beerbaum, medaglia d'oro a squadre ai campionati d'Europa di Mannheim nel 97, medaglia d'oro sempre con l'equipe tedesca ai World Equestrian Games organizzati da Roma in sella Lady Weingard. Una Lady Weingard che abbiamo visto all'opera nella categoria gruppi, una passeggiata turistica per Markus Beerbaum, che era assolutamente disinteressato, un percorso di lavoro, cosa che non è in questa circostanza, perché fa gola la vittoria in una categoria di potenza in un concorso così prestigioso. Superata la triplice, 1,90 per 2 metri, 2,10 invece il muro, e qui ci vorrebbe Sotomayor. Errore, dunque 4 le penalità al secondo barrage per Markus Beerbaum ed Herr Schröder, un errore che ci commenta dal punto di vista tecnico Davide Gorla. Sì, una delle cose che bisogna cercare di fare il più possibile di fronte a un muro è di avere molta freddezza e cercare di mantenere il ritmo abbastanza alto e arrivare vicino al muro in modo che il cavallo si possa... possa sviluppare tutta la sua potenza verso l'alto. Credo che in questo caso Markus sia rimasto un pochino lontano dal muro e questo l'ha portato a fare errore. Per l'Olanda, Mark Utzager, Petronella, femmina di 9 anni. Quest'anno Mark Utzager ha fatto parte della squadra che ha occupato la piazza d'onore nella Coppa delle Nazioni di Calgary, ultima tappa del circuito di qualificazione del trofeo Samsung. Olandesi col vento in poppa nel settore del salto ostacoli, oro e argento individuale alle Olimpiadi di Sydney grazie a Jeroen Dubbeldam e Albert Voor. Petronella di fronte al muro, 2,10 metri. E incredibilmente passa, grandissimo lo sforzo. Dunque il binomio olandese è qualificato per l'eventuale terzo barrage. E ora più che mai dobbiamo usare l'aggettivo eventuale, perché... non sarà facile per Kimirri e per Christian Allman costringere Mark Utzager al terzo barrage. Veramente efficace questa ripresa, guardate il posteriore di Petronella che va a urtare con la parte più alta del muro, ma non c'è errore, un'acrobazia anche da parte del cavaliere olandese che si volta per vedere l'accaduto. Ed è già pronto Vincenzo Kimirri con Cador. E il pubblico comincia a scaldarsi. Intuisce lo sforzo di cavalli e cavalieri, soprattutto quello dei cavalli, e dunque dispensa applausi per gli ultimi protagonisti di questa mite serata d'ottobre. Domani terza giornata imperniata sulla Coppa delle Nazioni, poi domenica Gran Premio Roma e tradizionale carosello dei carabinieri. Il regista Umberto Orti si è un po' innamorato di Cador perché gli dedica primi piani davvero suggestivi. D'altronde ha veramente una testa intelligente questo cavallo. I cavalli grigi sono particolarmente affascinanti, Claudio. No, tu non fai testo perché sei particolarmente legato a Lord Van Essen e quindi sei certamente di parte. Vedete anche il sudore sul mantello di Cador. Però è sempre molto vispo, molto vivace. Superata la triplice.
1,90 per 2 metri, ma la selezione è lì, ad attendere il binomio italiano al muro di 2,10 metri. Dai Vincenzo. Ah, c'è il rifiuto. Sono 4 le penalità. Di fronte a un'insidia del genere è comprensibile anche. L'ha guardato un po', però se hai notato è anche scivolato il cavallo davanti al muro. Tra l'altro mi pare che abbia perso un ferro. Ecco, sì, uno degli aiutanti di campo ha riconsegnato il ferro a Vincenzo Chimirri, il ferro perduto da Cador. E credo che Elisabetta Caporale abbia la possibilità di chiedere a Vincenzo se la perdita di quel ferro che viene portato, vedete, in mano da Vincenzo Chimirri abbia condizionato il rifiuto, la scivolata, avete visto, con l'anteriore da parte di Cador. Vincenzo, perdita di questo ferro è stata determinante. Ha saltato molto bene la triplice, si è raggiunto, ho sentito già che il ferro era lento, già sentivo un po' di insicurezza, allora sentivo il cavallo che veniva un po' indietro, era già insicuro, non ho neanche prestato più di tanto, poi ho visto che si era tirato via il ferro, mi sono ritirato. Il regista Orti ci ripropone ancora il momento in cui vola il ferro di Cador. Molto abili le telecamere dell'esterna 2 di Napoli a carpire tutti i dettagli di questa gara. Christian Allman, l'unico che può togliere successo all'olandese Mark Utsager, ha superato la triplice. Vediamo se ci sarà il terzo barrage oppure se avrà vinto il cavaliere olandese. C'è errore! 4